Bene, eccoci qua, bene, buonasera a tutti. Allora, come avete appena sentito, un evento epocale. Come avete sentito, questa storia comincia il 17 di agosto, 17 agosto scorso, alle 12:41 e 4 secondi, tempo universale, le 14:41 in Italia, quando gli interferometri LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia rivelano per la prima volta segnale di onde gravitazionali originate dallo scontro di due stelle di neutroni, una cosa che non era mai stata osservata fino a questo momento. E solo due secondi dopo, 12:41 e 06 secondi, il satellite NASA Fermi rivela dalla stessa regione di cielo, un lampo gamma di breve durata, osservazione poi confermata dal satellite europeo Integral. Quindi per noi questa coincidenza spazio-temporale, il fatto di avere due eventi avvenuti quasi contemporaneamente dalla stessa regione di cielo, ci ha confermato che i due eventi fossero associati, quindi che l'evento che aveva dato origine alle onde gravitazionali, lo scontro di due stelle di neutroni, ha dato origine anche al lampo gamma di breve durata. Grazie alla precisione di avere tre interferometri operativi, noi avevamo un'area di ricerca in cielo, ci è stato detto l'evento è avvenuto in un'area di circa 30 gradi quadri di cielo, quindi circa 120 volte l'area della Luna piena, giusto per darci un'idea. E quindi noi avevamo un'idea di dove puntare i nostri telescopi. E dov'è che l'abbiamo cercato questo evento? È ragionevole supporre che queste cose avvengano nelle galassie. Quindi abbiamo fatto un elenco, grazie ai cataloghi, delle galassie presenti in quest'area di cielo e le abbiamo osservate una alla volta con i nostri telescopi. E in particolare la galassia NGC 4993 si è rivelata particolarmente interessante. Che cosa abbiamo fatto? Appena è calata la notte in Cile, da dove la visibilità di questa porzione di cielo era ottimale, abbiamo puntato, noi del gruppo onde gravitazionali di INAF, Gravita, cosa abbiamo fatto? Abbiamo puntato il nostro telescopio italiano REM, che si trova appunto all'Osservatorio Europeo in Cile, un gioiellino tecnologico, tutto italiano, che è possibile controllare in maniera remota, e abbiamo puntato le varie galassie, tra cui NGC 4993. Qui la vedete in un'immagine d'archivio, prima della scoperta. Una anonima galassia ellittica come ce ne sono tante. Nelle osservazioni che abbiamo preso noi, solo 12 ore qualcosa dopo l'evento, potete vedere, come indicato dalla freccia rossa, che c'è una nuova stella, una nuova sorgente luminosa che si è accesa. E quella è la controparte ottica, l'emissione della luce ottica della sorgente di onde gravitazionali, la luce emessa dalle due stelle di neutroni che si sono scontrate. Una cosa che non era mai stata osservata prima. A questo punto noi sapevamo dove puntare, sapevamo la distanza, questa galassia a 130 milioni di anni luce dalla Terra, quindi questa storia in realtà non inizia il 17 agosto, inizia 130 milioni di anni fa. E una volta che sappiamo dove puntare, noi di INAF abbiamo fatto quello che sappiamo fare, cioè abbiamo dispiegato tutta la potenza di fuoco della quale siamo capaci. E quindi abbiamo potuto osservare questa sorgente lungo tutto lo spettro elettromagnetico. Il visibile, l'ottico, è solo una piccola parte, quindi dal radio fino ai raggi gamma, passando per l'infrarosso, per l'ottico, per l'ultravioletto e per i raggi X, da spazio e da terra. E questo ci ha permesso di raccogliere una quantità enorme di dati che potete vedere qui, questa forse è una diapositiva un po' tecnica, ma che dà l'idea dell'enorme quantità di dati che siamo riusciti a raccogliere nelle settimane successive, che ci ha permesso di vedere come evolveva la luminosità di questo oggetto nelle varie lunghezze d'onda, un certo decadimento nell'ottico, dei telescopi da terra, un altro nell'ultravioletto con il telescopio Swift, ancora diverso nell'infrarosso. Questo ci ha dato l'idea che ci sono varie componenti che erano in gioco e quindi abbiamo potuto iniziare a capire che una di queste componenti è quella chilonova di cui avete sentito parlare prima, cioè quello che ci si aspetta quando due stelle di neutroni si scontrano e laddove ci aspettiamo che vengano formati gli elementi pesanti dell'universo, una cosa che brilla prima nell'ultravioletto e poi man mano nel rosso. E questa cosa è evidente dalla fenomenale sequenza spettrale che abbiamo ottenuto, la vedete qui a destra, con lo spettrografo X-Shooter dell'ESO, quelle righe di assorbimento molto larghe di cui parlava Marika Branchesi prima, eccole qua, l'evidenza degli elementi pesanti che si sono sintetizzati. E poi questo non basta, non dimentichiamoci il lampo gamma che è stato visto all'inizio. I lampi gamma noi sospettiamo essere collimati, vuol dire che è un getto, o ti sta puntando e lo vedi bene, oppure ti ha mancato e rischi di non vederlo bene. E che cosa è successo nei raggi X con Chandra e nel radio? Abbiamo visto della luce che è arrivata qualche giorno dopo, è iniziata ad essere osservata qualche giorno dopo, quando il getto si è espanso. Quindi l'evidenza che c'era anche questa componente aggiuntiva. Tutte queste informazioni che abbiamo raccolto, noi astrofisici, noi dell'INAF,
assieme a quelle raccolte da tutti i nostri colleghi per il mondo, ci hanno permesso di capire che cosa è successo là. E grazie a queste informazioni raccolte possiamo avere queste immagini che ci spiegano in maniera un po' più attenta la danza vorticosa delle due stelle di neutroni, sempre più frenetica, che come vedete genera le onde gravitazionali di sempre maggiore intensità, man mano che la danza scenico della musica possiamo anche trovare, non importa. Ecco, si scontrano e c'è il getto. Questo è il lampo gamma. E vedete il materiale della chilonova che si espande in tutte le direzioni, questi sono gli elementi pesanti. E poi il getto del lampo gamma che si espande e diventa visibile anche chi non è esattamente sulla linea di vista e che quindi arriva tardi, qualche giorno dopo, in altre lunghezze d'onda. E quindi questo ci ha permesso di raccogliere tutte le nostre conclusioni. Ecco, quando ero un ragazzetto alla fine degli anni 90 in università, al laboratorio di fisichetta 2, con tutti quegli strumenti, non funzionava mai niente, il dipartimento stava facendo il primo sito web dei primi della storia, quindi c'era l'assistente che ci faceva le foto da mettere sulla pagina, e a quelli del mio gruppo, è arrivato lì con le mie colleghe, ha detto: dunque tu adesso fai finta di manovrare l'oscilloscopio, tu fai finta di segnare i risultati. Faccio: io che devo fare? Tu fai una faccia del tipo: ah, che bella la scienza. Ecco, abbiamo rilevato per la prima volta il segnale elettromagnetico di un'onda gravitazionale. Abbiamo visto dove vengono originati in maniera più efficiente gli elementi pesanti, quali sono i progenitori dei gamma ray burst, che questi possono essere rilevati anche quando non ti puntano. E ce l'abbiamo fatta perché come comunità, come INAF, siamo arrivati preparati da lontano, da tutta la tradizione delle supernove, dei gamma ray burst che arrivano dalle missioni Beppo Sachs prima e Swift adesso. E questa è la storia, anche solo noi sapevamo che esistono i sistemi binari di neutroni, li avevamo già scoperti, sapevamo già che emettevano onde gravitazionali, anche se l'evidenza era indiretta. E nello specifico, nel più rapido, siamo arrivati preparati, perché negli ultimi anni ci siamo preparati come Team Gravita a essere pronti per i run di LIGO e Virgo. E saremo pronti, grazie a questo singolo evento, ci permetterà di arrivare più preparati fra un anno, quando verranno presi altri dati e auspicabilmente verranno rilevate altre sorgenti. E il fatto di avere dato tutte queste conferme, i problemi aperti sui quali lavoreremo, guardate l'output di pubblicazioni, io credo che oggi, dopo anni, all'inizio credevo mi stessero un po' prendendo per in giro da ingenuo studente, con una punta d'orgoglio possiamo ancora dire: che bella la scienza. Grazie a tutti.